Le decisioni spettano all'amministrazione comunale e al sindaco Brugnaro. Dico, guardando appunto quello che è l'immagine che abbiamo anche in queste ore, è fondamentale che si trovi una soluzione per reggimentare, magari approfittando delle nuove tecnologie che permettono a tutti noi in qualsiasi parte del mondo di poter prenotare il posto in aereo piuttosto che al teatro o al cinema, in questo caso sarà in una città che è un museo open air, che è Venezia. Così il presidente di regione Luca Zaia sulla proposta di rendere Venezia accessibile solo su prenotazione dopo il fiume di gente riversatesi su Pasqua, che ha sfiorato quota 450.000 presenze. Dal punto di vista economico segna di fatto i presupposti per una ripartenza già visibile, pur restando l'incognita della guerra in atto. Da noi i turisti sono ben accetti, sono gli ospiti più graditi e non sono un problema. Un flusso eccezionale di gente che su Venezia però va decisamente calibrato, dovendo tutelare uno dei 9 siti UNESCO del Veneto, qual è appunto Venezia, con la sua laguna. Si riapre il dibattito, come accade all'inizio di ogni estate o sul finire della primavera. E noi abbiamo giornate con in overbooking da 140 a 150.000 persone, adesso c'è anche la biennale, quindi la città è sicuramente sotto pressione. Io penso che Venezia, la visita di Venezia debba essere garantita a tutti, a prescindere dal censo, da classificazioni che qualcuno si mette maldestramente in mente, però giustamente la prenotazione deve esserci. La vedo così, dopodiché sarà il sindaco Brugnaro, la città a decidere le modalità. Senza contare, aggiunge l'assessore al turismo del Veneto, che dopo tutto l'esaurito di Pasqua ci si aspetta un altro flusso di turisti anche per il prossimo ponte del 25 aprile, festa di San Marco. È un ponte che sarà molto partecipato, anche qui i dati ci dicono che molto probabilmente non sarà ovviamente come il weekend di Pasqua, anche perché la capacità di spesa degli italiani, dei veneti, quella è, di fronte a una situazione anche di difficoltà per l'aumento dei costi energetici. Per la regione dibattito questo già ampiamente disquisito e per il quale ora si deve passare alle vie di fatto, cioè alla concretezza. È giusto che si arrivi a una soluzione, perché comunque non possiamo neanche permetterci un effetto negativo, no? L'abbiamo vissuto con le grandi navi, non vorrei che anche questo fosse un effetto negativo.